L'interpretazione ben più esplicita della Corte di Cassazione rende l'impignorabilità della casa uno dei diritti a cui ci si riferisce. Il sottosegretario può anche chiedere di espungere quel punto, se questa è la subordinazione, è la concezione, la condizione per poterne avere l'approvazione. Ma ricordi il sottosegretario, e lo ricorda a tutta l'Aula, che quel punto è tutelato da una sentenza della Corte di Cassazione. E quindi noi facciamo riferimento a quella sentenza come diritto inalienabile, in atto, anche applicato agli interventi precedenti all'entrata in vigore della sentenza della Cassazione. Lo espunga pure il sottosegretario, ma sappia che nulla potrà contro la sentenza della Corte di Cassazione, che si è già espressa in merito agli interventi di Equitalia. Grazie. Grazie, onorevole Binetti. Quindi lei accoglie la proposta di riformulazione del sottosegretario? Deduco. Io l'accolgo, ma ne denuncio l'incongruenza. Va bene, questo diciamo è finito. Scritta a parlare l'onorevole Palese, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, rimango sorpreso e esterrefatto del parere contrario da parte del Governo rispetto alla mozione da noi presentata. Io preannuncio il voto favorevole, oltre che la nostra mozione, cioè che è stata presentata anche alle altre mozioni, cioè su un problema così importante. Sostanzialmente si chiedeva al Governo di impegnare ogni opportuna iniziativa volta alla sospensione degli espropri relativi alla prima casa e comunque tesa a rivedere i criteri che attualmente disciplinano i meccanismi e le procedure e anche ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a rafforzare gli strumenti di garanzia per i cittadini. Penso che queste cose potessero essere veramente sposate a piene mani da parte del Governo. In riferimento c'è un problema enorme. Noi riteniamo che la prima casa, sogno di tutti gli italiani, e sogno degli italiani è quella di poterla continuare a mantenere, visto che da un lato con la crisi che c'è stata, la perdita dei posti di lavoro, c'è stato un intervento purtroppo massiccio di pignoramenti e quant'altro, con il rischio vero, nonostante alcune moratorie e alcune possibilità di dilazionare eventuali mutui e quant'altro, di esproprio vero e proprio. Dall'altro comunque nessuno può dimenticare che sulla prima casa, tra le varie tasse regionali e tutte le addizionali che ci sono, gli italiani sono costretti a pagare una super patrimoniale che ammonta a circa 47 miliardi di euro. Davanti a una situazione del genere si chiedeva un piccolo segnale da parte del Governo, che puntualmente non è venuto su un problema così serio e su un problema così sentito da parte degli italiani. Noi riteniamo che sia una garanzia non solo della proprietà privata e quant'altro, che è comunque stabilita dalla Costituzione, ma una garanzia di un sacrosanto diritto degli italiani, visto che con le tasse locali e con la patrimoniale che è stata introdotta si va verso un vero e proprio esproprio legalizzato, perché se uno cittadino che ha la prima casa deve pagare di IMU, tassi e quant'altro continuamente, fermo restando che si preannuncia, per il momento è stato accantonato, si preannuncia anche una rivalutazione catastale stratosferica, allora è un vero esproprio da parte dello Stato di una proprietà, di una garanzia della proprietà privata, di una garanzia peraltro anche di un bene primario a cui gli italiani ci tengono tanto. Non aggiungo poi i danni anche dal punto di vista socio-economico, ma prettamente di quello economico in riferimento al settore immobiliare, che è stato sempre un settore trainante per l'economia italiana. Davanti a tutto ciò e davanti anche a una presa di posizione collettiva del Parlamento, perché le mozioni sono tante, noi abbiamo ancora una volta registrata l'insensibilità e la contrarietà da parte del Governo. Per questo motivo, Presidente, io preannuncio chiaramente il voto favorevole per la nostra mozione, ma anche per tutte le altre che sono state qui presentate in questa discussione del Parlamento. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Colletti, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Prima di tutto vorrei dare il parere alle altre mozioni.
voteremo favorevolmente a quella palese, a quella di Paglia, a quella di Rampelli. Ci asterremo a quelle che insomma non dicono nulla, come quelle di Matarrese, Rondini e Binetti, e voteremo contrarie a quelle non solo che non dicono nulla, ma che sono quasi controproducenti, ovvero quelle di Bazoli e Sberna. E vede, sottosegretario, voi avete dato parere contrario alla nostra mozione, che prevedeva due piccole cose, due misure di civiltà. In un momento di crisi economica prevedeva la sospensione per 36